Buongiorno, eccomi qua, una nuova settimana, pian pianino il lavoro sta ricominciando, quindi vediamo cosa riuscirò a fare con questi video. Comunque oggi, grazie all'idea di una cara amica, ho deciso di interrompere per 7 giorni i fiori di Bach, non ne mancano molti in realtà, ma avevo proprio voglia di fare questa cosa. Per fare un ciclo di video dedicati ai chakra. Allora, ovviamente a cominciare dal primo, che è il chakra rosso. E quindi oggi mi sono munita di due matite rosse, di due rossi leggermente diversi, e di un arancio, perché ho pensato che comunque il secondo chakra è quello arancione. Ho pensato che nel primo c'è qualcosa del secondo e così via, in modo che questa circolarità dei chakra sia, non so come dire, come iniziare a creare già un collegamento fra un chakra e l'altro. Chakra e l'altro. Ok, comunque questo è come sempre, mi piace affermare un esperimento perché i miei laboratori sono un po' anche così, nascono come esperimenti di espressione artistica a cominciare da me. Quindi parto con questo chakra e vediamo cosa accade. Mi sono comunque preparata l'acqua perché comunque sono pastelle acquarellabili, ma potete provare a fare anche senza l'acqua. Vedete un po' com'è il chakra, è un centro energetico, quindi un punto di partenza della nostra energia. Circolare come un vortice che quindi parte da dentro di noi per andare fuori. Dentro verso fuori e fuori verso dentro. Poi mi viene voglia anche di usare gli acquarelli liquidi, vediamo cosa accade, quello che mi è rimasto qua. Dentro e fuori. Direi che l'idea potrebbe essere quella di andare avanti, come sempre direi, finché sentite che questo movimento circolare ha un ritmo suo e un ritmo con voi. E aggiungete colore finché sentite che
Ce n'è bisogno. Poi prendete, se vi ho voglia di prendere comunque anche un po' l'arancio. Com'è l'esterno? Più facile andare verso l'esterno? O è più facile andare verso il centro? Il centro perde la sua... cambia o rimane uguale? Si sposta o rimane uguale? E soprattutto, come vi fa sentire questo rosso? Avete voglia di andare veloce o piano, di fare movimenti intensi o lievi, come vi fa sentire questo chakra? Voglia di intensificarlo. Io mi fermo un attimo qua. Andiamo qui. Mi fermo qua, un video molto breve, ma vi invito proprio a sperimentare. Ora vediamo cosa accade questa settimana dal primo al settimo chakra. Buon ascolto e buon viaggio.